quale serve molto, credo a noi, potrebbe servire molto a capire il centro della nostra fede, il modo vero di cercare di trovarla, di riconoscerla. Beh, il racconto è costruito sullo schema di un viaggio di andata e di ritorno. Un viaggio di andata e di ritorno che potremmo definire così: da davanti alla croce crolla la loro speranza, e si allontanano, poi riconoscono Gesù e ritornano e ritrovano la loro speranza. Ma mi pare ancora più importante osservare come Luca sottolinei che i due, che non hanno capito la croce, che hanno perso in qualche modo la speranza, ma perché, i due sono però in ricerca, parlano fra di loro di che cosa? Della croce, che non hanno capito, parlano di Gesù che in qualche modo per loro è stata una delusione, ma ne parlano. E qui mi pare di vedere già un tratto molto sottolineato dalle scritture, e cioè che solo uomini che cercano trovano, chi non cerca non trova niente. Uomini distratti e non cercano, non si interrogano sulla fede, su Dio, sul senso della vita, perché il dolore, perché la sconfitta, perché un uomo buono come Gesù sia stato crocifisso, quindi il bene sembra perdente, l'amore inutile. Se non si interrogano su queste cose non troveranno mai nulla, bisogna cercare. In apparenza questa discussione fra i due si direbbe una ricerca di Gesù. In realtà Gesù si accompagna loro, è lì con loro. Il guaio è che non lo riconoscono. E non lo riconoscono non perché Gesù ha fatto apposta a non farsi riconoscere, perché i loro occhi non sapevano vedere. Quindi il vero problema, abbiamo tutti, non è di chiederci dov'è il Signore è lì dirlo, riconoscerlo. Riconoscerlo, ma anche qui per riconoscere devo avere un occhio, uno sguardo, di avere un'immagine di Cristo che ti fa vedere che è lì. Se tu pensi a un Cristo diverso non lo vedrai mai. Ho detto che questi due discepoli hanno perso la speranza perché non hanno capito la croce. Come mai? Sì, hanno capito che Gesù ha fatto miracoli, ha detto belle parole, è un profeta. Ma si aspettavano che fosse anche il Messia, il liberatore. E invece è finito sulla croce. Il liberatore è colui che doveva venire a far finire nel mondo certe cose: il peccato, il male, il martirio, cioè che l'innocente venga ucciso perché è innocente, perché dice la verità. Tutte cose che il Messia dovrà risolvere. E invece se lo vedono sulla croce, che anche lui sembra un perdente. Hanno equivocato perché avevano un'idea sbagliata di Messia in testa. Diciamo anche un'idea sbagliata di Dio. Dio risolve tutto, Dio se viene per risolvere tutto, e invece si sono trovati di fronte alla figura di figlio di Dio che è venuto a condividere, ad amare. A condividere persino l'esperienza che l'amore pare inutile, pare perdente. Guardali come ti riducono. Non hanno capito la bellezza della croce. L'hanno intesa come una sconfitta, in realtà è una vittoria la croce. Se tu credi che la realtà vera è l'amore, che Dio è amore, sulla croce l'amore vince. Certo che vince. Perché lo metti in croce e lui muore per te che lo metti in croce. È un miracolo di amore, una potenza dell'amore. Ma non hanno capito così, avevano in mente un Dio diverso. E forse avevano anche dei desideri diversi. E quindi uno che non capisce la croce, che non capisce che sulla croce c'è il trionfo dell'amore, c'è il massimo dell'amore, non crederà mai nella risurrezione. Perché la risurrezione consiste proprio in questo: avere la convinzione che l'amore vince tutto, anche la morte. Sembra perdente, ma vince tutto, anche la morte.
le altre cose non vincono la morte, i soldi non vincono la morte, le nostre arroganze per fortuna non vincono la morte. Ci mancherebbe che in paradiso trovassimo ancora le nostre arroganze. È l'amore che vince, l'amore che è servizio. E Gesù li costringe a rivelare questa loro incomprensione della croce. Credevamo che fosse lui il liberatore, ma invece non ha liberato nessuno. Un'altra cosa che mi pare veramente utile è che Gesù li rimprovera e poi si svela in modo che i loro occhi, cioè, possano vederlo, ma hanno dovuto cambiare i loro occhi. E per cambiare gli occhi e avere degli occhi che sanno vedere la presenza di Dio che è vicino a te, occorre prima la comprensione delle scritture. Senza la parola di Dio noi non comprendiamo niente, non vediamo niente. Abbiamo uno sguardo distorto del mondo, diamo importanza a cose che non meritano importanza. Crediamo che la salvezza venga da cose che non portano la salvezza. E veneriamo uomini che non meritano la nostra venerazione. Perché abbiamo gli occhi sbagliati, dei criteri sbagliati di giudizio. Ma per cambiare questi criteri devi leggere il Vangelo, devi assimilarlo. E deve piacerti questo Vangelo che ti parla di un Dio che anziché essere venuto per trionfare è venuto per amare. Bellissimo. Ma oltre alle scritture bisogna avere anche il ricordo di Gesù, un giusto ricordo di Gesù, altrimenti come fai a riconoscerlo? Qual è la fisionomia di Gesù per poterlo riconoscere? E Gesù nella sua vita non ha fatto altro che donarsi, spendere la vita per gli altri, perdonare, servire. Questa è la fisionomia di Gesù, che è stata raccolta nel gesto eucaristico. L'Eucaristia ci parla di un Gesù che si considera un pane dono, tanto vero che ringrazia il Padre, un pane che però deve essere spezzato, distribuito. La vita di Gesù è stata così. E allora se leggi la vita di Gesù così, la croce non è una sconfitta, ma è la conclusione della sua vita. Gesù sulla croce non ha fatto qualcosa di più, ha semplicemente fatto tutto quello che ha sempre fatto, donarsi agli altri. Sta morendo, offre la sua vita per gli altri. E difatti questo Gesù, che non capivano che era Gesù, lì seduti a tavola, ripete i gesti della sua vita, prende il pane, lo spezza, lo distribuisce. Ha capito. Il volto di Gesù è questo amore che si spezza e si distribuisce. Ha capito e avendo capito lui se ne è andato. Vi ho dato il modo di capire, vi ho indicato chi sono, vi ho indicato dove cercarmi, vi ho indicato dove vedere, dove c'è amore. C'è qualcuno che fa del bene all'altro? Certo nell'Eucaristia, ma non solo nell'Eucaristia, fuori, nella vita. Là dove c'è dedizione, là dove c'è generosità, là dove c'è capacità di perdono, lì c'è Cristo. Avete capito dove sono? E Gesù è sparito. Non lo vediamo più, è risorto. Noi lo cerchiamo con occhi, come una figura che lui non è. Se noi cerchiamo Gesù come un imperatore che trionfa, non lo vedremo mai. Se cerchiamo invece Gesù che si manifesta in una vita che è capace di donarsi, di amare, capace di dedizione, sappiamo dove trovarlo. Lo troviamo nel gesto eucaristico, lo troviamo nella nostra vita comunitaria dove si cerca di vivere come fratelli aiutandoci gli uni gli altri e lo trovi dentro te stesso nella misura in cui sei capace di amare qualcuno. Questa è la vera ricerca di Dio, l'unica vera cristiana ricerca di Dio. Se vi dicono di cercare Dio da altre parti, provateci, ma sono altre religioni.